Anch'essa essere in Piazza d'Italia la sesta edizione della campagna itinerante Una vita da social, realizzata dalla Polizia Postale per educare gli studenti sui temi del social network e del cyberbullismo. 4. Le tappe nell'isola del tour itinerante che è partito ieri da Olbia, oggi in città e domani sarà ad Oristano in Piazza Mariano e il 22 a Carbonia in Piazza Roma. 250 ragazzi delle scuole medie sassaresi che hanno incontrato gli operatori della polizia postale, ai quali sono stati spiegati come siano raddoppiati i rischi sul web per i minori, che devono essere aiutati a navigare al sicuro, evitando di incappare nelle trappole del sexting o peggio nella rete dei pedofili, che dispongono di organizzazioni mondiali che stanno affinando le loro tecniche di addescamento, persino inserendosi nei videogiochi che prevedono più utenti collegati contemporaneamente che si sfidano tra loro, poi chattano, si conoscono, tanto da scambiarsi perfino i numeri di telefono. È il caso di due cagliaritani che sono stati bloccati recentemente dalla polizia poco prima che riuscissero a incontrare fisicamente due ragazzini. L'età media delle vittime tende ad abbassarsi sempre di più, ormai si parla di bambini sotto i 10 anni perché sono quelli meno smaliziati. L'orrore di quanto è stato postato in rete in questi anni ai danni dei bambini, nella rete mondiale, perfino di neonati, nel dark web è inenarrabile. Ad Armanforte, agli uomini della polizia, in questa mattina di informazione, a Sassari, anche i vertici e i giocatori della Dinamo, in particolare Marco Spissu e Justin Carter. Ma sentiamo come proseguirà il tour del track, Una vita da social, dal dirigente della Polizia Postale della Sardegna, Francesco Greco. Si tratta di un'iniziativa della Polizia di Stato e della Polizia delle Comunicazioni che insieme con il MIUR, con il Ministero della Pubblica Istruzione, l'iniziativa della vita da social, un'iniziativa itinerante che è partita quest'anno da Matera, capitale della cultura, capitale europea della cultura, e passerà tutte le tappe italiane, comprese naturalmente 4 tappe in Sardegna, e mira ad avvertire gli studenti, gli insegnanti delle scuole medie soprattutto, dei pericoli della rete.